La giunta militare thailandese ha convocato i due litiganti, 114 le personalità chiamate a colloquio, sia del partito Puet Thai, che era al governo prima del colpo di Stato, sia dell'opposizione democratica. Molti nel paese dicono che il colpo di Stato è almeno peggio, in quanto tenta di mettere fine a una disputa di potere che divide il paese da più di 8 anni. I soldati sono usciti dalle caserme e hanno portato ordine nella nostra situazione. Ora possiamo evitare il bagno di sangue, dice un passante. Tra manifestazioni e contromanifestazioni il paese era precipitato in una fase di stallo. Ora i militari hanno imposto il coprifuoco notturno e hanno sospeso gran parte della Costituzione, mantenuto in essere il Senato, resta in vigore anche la monarchia, proibite le riunioni politiche di più di 5 persone.